Luigi, ho una sorpresa per te. È una sorpresa? Una sorpresa per te. Sapevo che mi avresti riservato qualche cosa. Una sorpresa. Ti posso dire soltanto che andiamo indietro nel 1955. Ma io non facevo televisione, non ero nato, si può dire. Poi dicono delle donne. No, adesso dico, nato ero, ma... Non avevi ancora l'età della ragione, ecco. Televisione non ne facevo, facevo il mio teatro. Forse è una ripresa fatta da teatro. Una ripresa da teatro, adesso vediamo. Non lo so, adesso vediamo. È del 1955. Sono 19 anni. Marcato di annata. Più, eccetera, eccetera. Oh. Era il tuo periodo d'oro. Sì. Questo mi commuove veramente. Ehi, prendi questa mano da me. Il vostro perdono, signore. Io vi feci torto, ma perdonatemi da gentiluomo. Sanno i presenti, e voi dovete avermi inteso parlare, che io sono punito da una forma di pazzia. Ciò che ho fatto e che potrebbe destare bruscamente il vostro onore, la vostra natura, la vostra suscettibilità, fu pazzia. Lo proclamo qui. Amleto è dalla parte dell'offeso. La sua pazzia è la nemica del povero Amleto. La natura, che più dovrebbe spingermi a vendetta, è soddisfatta. Ma in termini d'onore io mi riservo di riconciliarmi con voi solo quando maestri più anziani, esperti nelle questioni di cavalleria, mi avranno garantito con un parere e un precedente che il mio nome ne esce senza macchie. Intanto accolgo come affetto l'affetto che mi si offre e non gli farò torto. Capisco, sarà una competizione fraterna. Dateci le spalle. Una per me. Cugina Amleto, sai la scommessa? Vostra grazia ha puntato sul perdente. Portate boccali di vino. Se Amleto dalla prima alla seconda stoccata si rifà al terzo assalto, ordinate che tutte le batterie sparino a salvo. Il re berrà la migliore lena di Amleto, gettando nel calice una perla più preziosa di quante ne abbiano portate sulla corona quattro generazioni di re. E il tamburo dica la tromba al cannoniere, da fuori i cannoni al cielo, il cielo alla terra. Ecco, il re sta bevendo alla salute di Amleto. Cominciamo. Uno, no, giudizio! Toccato, fermi! Avete toccato. Sta bene di nuovo. Davvero, Amleto, questa perla è tua, alla tua salute. Dategli la coppa. Mettetela da parte. Farò prima un altro assalto. Ah! Toccato ancora? Toccato, non lo nego, toccato. Nostro figlio vincerà. Amleto! Asciugati la fronte col mio fazzoletto. Buona madre. La regina beve alla tua buona sorte. Beve, Gertrude! Voglio bere, signore. Perdonate. Troppo tardi. Stavolta lo colpirò, signore. Non credo! Avanti la erbe. Il terzo assalto. Finora voi avete scherzato, io vi prego di tirare con tutta la vostra foga. Temo che vi burliate di me. Svenuta alla vista del sangue. No, no, la bevanda, la bevanda. Amleto, mio Amleto, la bevanda. Sono avvelenata. No! Amleto, Amleto, sei morto. Nessuna medicina al mondo ti può salvare. L'arma del tradimento è in mano tua, senza il fiocco è avvelenata. La regina è vittima del veleno. Il re ne ha colpa. Anche la punta avvelenata. E allora veleno, l'opera tua!
incestuoso assassino. E questo era un po' proprio i tuoi inizi, no? Beh, questo è stato... Questo sono un po' commosso e un po' divertito, perché è del 1955, sì. E sembriamo nel 1855, sì, diciamoci la verità, sì. Senza far torto a nessuno degli illustrissimi colleghi, certo. Sono tutti nomi straordinari, a cominciare dal grande Benassi, ma effettivamente in questi 20 anni qualcosa è successo. Qualcosa è successo, sì. E il mio debutto in arte, io uscivo dall'Accademia. E niente proprio di meno con Laerte nell'Amleto. Con Laerte nell'Amleto fu un debutto molto felice. Questo duello che in realtà qui non è particolarmente vistoso e particolarmente spettacolare, ci è costato un'enorme fatica e rischiavamo di sfregiarci quasi ogni sera con Gassman. Sì, perché oltretutto sapendo l'irruenza di Gassman, ecco, che... E successero un paio di episodi abbastanza divertenti. Una volta lui mi fece un bel segno sul viso e io molto timidamente, perché ero alle prime armi, e anche se i rapporti con Gassman erano simpatici, non ho dato l'altra guancia, ma sono andato a bussare in camerino cercando di dire che per le sere successive poteva tentare, dovendo fare altre recite, non volevi chiudere la carriera lì. Un'altra volta io invece nel dargli il colpo sulla gamba, quello che poi ferisce, che poi ha drenato e che fa morire Amleto, gli lasciai un livido di queste dimensioni alla terzina, e lui scrisse sull'ordine del giorno che era in dubbio se darmi una multa oppure se citarmi onorevolmente per aver messo tutto il mio impeto nella parte, ecco, sì.